Napoli incontra il mondo, si parla anche di tatuaggi con N, tatuaggi al naturale. Ne parliamo con? Con Archana Sharma, sono da Milano, è venuta in questa fiera solo per fare tatuaggi. E tu sei originaria di dove? Io sono da India. Però abita qua adesso in Milano questo momento. Quale città dell'India? Ricordiamo, dai. In India ho nato in Bombay, poi ho cresciuto sempre in Nord India, sono proprio del Nord. Che poi cosa hai studiato? Poi ho studiato questo art, anche faccio tatuaggi con henna, diversi colori, poi anche faccio dipinti sul magliette, anche specchio, vetri, tante cose. Sono proprio artista. Che cosa ti porti nel cuore dell'India? India è una città di multi cultura, da colore, un altro mondo, non è come Europa, è un diverso cosa. Però mi piace tanto Italia perché da tanti anni qua, poi Napoli è una città meravigliosa, sì, una particolare, mi piace tanto. La prima volta che sei arrivata in Italia, che cosa ti ha colpito che per te era particolarmente strano, per te che venivi da una cultura diversa, quella dell'India? Quando ho venuto la prima volta qua ho visto queste chiese, belle cultura, bella tecnica di arte, mi piace, io sono appassionato per queste cose, poi è rimasta qui. Lenne, come nasce in te questa passione, che poi è diventata una professione per te? Va bene, sì, questo è un hobby, anche una mia passione per fare, dipingere mani, corpo, una cosa bellissima, body art. Poi una erba naturale, una foglio, deve fare una pasta che lascia colore sul pelle, anche i capelli, stessa cosa che in estate va bene, benissimo, poi adesso è in moda. Importante. Abbiamo detto tatuaggi naturali, vuoi spiegare bene qual è la differenza e magari far capire a chi ci ascolta, okay, perché bisognerebbe evitare soluzioni non naturali? Va bene, adesso questo inna, una polvere, una pianta che chiama mehendi plant in nostra lingua, poi da foglie lascia colore sul pelle, deve prendere foglie, deve seccare, fare una polvere, poi deve mischiare un po' di cose, un'acqua insieme, così lascia colore sul pelle e basta. Una naturale, cosa naturale, anche può fare bimbi, anche adulti, non è chimicale, non è tossico dentro, è proprio 100% naturale. Domanda inevitabile, è possibile fare tatuaggi non permanenti? Sì, questo non permanente, rimane qualche giorno, dopo va via, rimane una settimana, 10 giorni, perché è naturale, poi va via. Perché in India anche adesso in moda, noi non faccio permanenti tatuaggi, così questo cambia sempre, dopo 10 giorni va via e poi cambia. Niente, no. Tatuaggi permanenti, perché poi spesso sì, c'è chi si pente e poi vorrebbe tornare indietro e non è facile poi. Non è? Non facile. È facile tornare indietro. Sì, non è facile, è vero. E invece così, una fantasia, un sogno, fantasia. Occhi aperti, un tatuaggio, quanti giorni? Rimane 8-10 giorni, anche dipende che parte fai, come mani, lavi troppo, va via un po' prima, però normalmente rimane anche 15 giorni. Secondo te da che cosa nasce questo amore anche dei giovani per il tatuaggio, insomma il tuo amore per il tatuaggio? Perché noi anche in India è cultura, quando sposiamo faccio tatuaggi, perché loro adesso, visto che anche in Expo, anche in Milano ho fatto una stand con un po' di cose, adesso una moda proprio, che appassionati tutti i giovani per fare un po' di cose diverse. I tatuaggi, quelli che piacciono a te in modo particolare, quali? C'è tanti tipi di disegni che può fare, devi scegliere i disegni, devi scegliere i colori, faccio subito. Subito, qualche controindicazione? C'è qualcuno insomma che non sarebbe il caso si facesse il tatuaggio perché potrebbe avere allergie? No, perché ho già detto prima che questo 100% naturale non fa allergie proprio. Qualcuno se mette qualche chimicale per diventare più scuro qualcosa, sì, è una cosa diversa, però questo mia roba.
100% naturale. Saluta i tuoi connazionali dicendo che sei a Napoli a questa mostra d'oltremare Napoli incontra il mondo. Diciamolo in indiano, va dai. Va bene. Namaste, me Napoli me hu. और प्लीज आइए मेरे पास मेहंदी लगाने के लिए. मेरा स्टैंड आप देख सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर. और नापोली एक बहुत अच्छा शहर है. सो नमस्ते, सलूते, सालवे. पोई venire a Napoli è una bella città del mondo, eh. Questa è una fiera bellissima, meravigliosa, con tanti spettacoli dentro. Ci aspettiamo. E a questo punto diciamo agli italiani: venite in India, venite a Bombay, perché? Certo. Perché? Perché è un mondo diverso, c'è tanti colori, tante cose da vedere che non vedo in Europa. Una bellissima, bellissima paese da vedere, una diversa cultura, Rajasthan. Poi devi andare a Agra per vedere una Taj Mahal, una meravigliosa del mondo. Per amore, non è come una cosa di amore, bellissima città, tanti tempi o palazzi da vedere. Devi andare in India almeno una volta. Tante persone ho visto che vai una volta però rimani di là. Piace così. Chi va in India rischia di restarci. No, grazie davvero, ripetiamo il tuo nome intero. Archana, sono Archana Sharma da Milano. Sono Namaste.